a tutti quanti i marchigiani sparsi nel mondo: tornate verso la nostra regione. Il messaggio arriva forte e chiaro. Dal palcoscenico della BIT di Milano, il direttore di ATIM, Marco Bruschini, si rivolge alle seconde e terze generazioni di marchigiani all'estero. Invertire la rotta percorsa dai nonni agli inizi del secolo scorso, quando l'Italia non era ancora il paese del benessere e del progresso e per cercare fortuna si era costretti ad emigrare. Ebbene, i tempi sono cambiati, ora l'America è qui. Il 2024 è l'anno del turismo delle radici. Quindi è chiaro che si attiveranno tutta una serie di iniziative sia col Ministero del Turismo che col Ministero degli Esteri. Invitare i nostri connazionali all'estero per riscoprire le loro radici o ritrovare i paesaggi e i profumi dell'infanzia, un modo per riallacciare i legami con l'Italia e magari creare nuove sinergie con le nostre imprese per valorizzare e promuovere prodotti e territori. E questo è uno degli obiettivi del cosiddetto turismo di ritorno. È un fenomeno molto interessante anche perché abbiamo scoperto e scopriamo un bacino d'utenza di 80 milioni di italiani nel mondo. Se consideriamo la nostra piccola regione dove tra il 1800 e l'inizio del 900 sono emigrati 700.000 marchigiani, oggi questi sono circa 3 milioni e tra questi 3 milioni abbiamo delle grosse eccellenze di industriali, di imprenditori che possono dare molto supporto alla nostra Italia. Orgoglio italiano nel mondo, l'Americo Vespucci merita un posto speciale. Dopo il grande successo di 2 anni fa, la nave scuola della Marina Militare tornerà a salpare le acque marchigiane dell'Adriatico, facendo sfoggio di tutta la sua magnificenza. Stiamo lavorando anche con l'Amerigo Vespucci, l'Amerigo Vespucci è partita per questa grande crociera in giro per il mondo, starà fuori 2 anni e andremo ad organizzare con la Marina Militare e con Difesa Servizi una serie di tappe dell'Amerigo Vespucci dedicata alle Marche proprio su questo tema.